Vincere per scalare la classifica e tirarsi fuori dalle sabbie mobili la Ionia Calcio dopo 5 giornate è penultima nel girone B del torneo Under 15 Elite. Solo 2 punti conquistati fino a questo momento e un pesante KO subito settimana scorsa contro la Catane Soccer. L'avversario di questo turno è la Dream Soccer, che vuole consolidare la propria posizione a metà classifica dopo il pareggio per 1-1 contro la Gamesport Ragusa. La formazione locale si affida a Pappalardo, Donato, Di Guardo, Bonaventura e Indelicato, Lo Monaco, Grasso, Patti, Lopresti, Anastasia, Stasi, Morvillo, risponde la Dream Soccer, Tomasi, D'Amato, Cilia, Corvaia, Leone, Interlandi, Labisi, Garofalo, Guerrieri, Criscione e Di Giacomo. Tutto pronto per il film del primo tempo dopo 3 minuti. La prima chance offensiva è per gli ospiti con Garofalo che trova spazio per concludere col destro. La sfera però si perde leggermente a lato. Buon avvio dunque per la Dream Soccer. Al quinto di gioco però risponde presente la Ionia Calcio. C'è un lancio dalla linea mediana in zona Lopresti. Riesce a passare il numero 10 che effettua all'ingresso in area di rigore. Il mancino però è lento tra le braccia di Tomasi. Al settimo ancora un tentativo in zona offensiva per la Dream Soccer. Criscione mette in area, l'uscita di Pappalardo è provvidenziale per chiudere tutto. Undicesimo ancora Pappalardo protagonista, qui riesce a sventare la conclusione dalla distanza. Al ventiduesimo la Ionia Calcio prova ad attaccare con un calcio di punizione, sfera che viene battuta corta da Morvillo per Grasso che cerca dentro una deviazione, la trova e quella sbagliatissima per la Dream Soccer. Autogol e 1-0 Ionia. Minuto 25, su calcio d'angolo prova a rispondere la compagine ospite, colpo di testa di Interlandi respinto sulla linea. Minuto 26, si rifà il capitano e numero 8 della Dream Soccer, qui il triangolo con Garofalo, la sfera che finisce direttamente all'incrocio, grandissima firma quella di Interlandi che vale l'1-1. Minuto 27, attacca dalla destra la Ionia, il cross di Morvillo, il tentativo di Lopresti che però riesce solamente a mettere il pallone all'aria. Minuto 28, calcio di punizione Ionia, ancora Anastasi che se la ritrova lì per il tentativo mancino, la traversa che trema, seconda chance sul destro di Grasso e pallone fuori. Finisce così un primo tempo ricco di emozioni e 1-1 fin qui tra Ionia Calcio e Dream Soccer nel campionato Under 15 Elite. Da una parte il vantaggio della Ionia causato da un autogol, dall'altra il pareggio di Interlandi. Inizia la ripresa, minuto 37, ancora un calcio di punizione che Grasso va a scodellare dentro per il direttore di gara, qui c'è un tocco con la mano di un difensore della Dream Soccer e allora rigore per la Ionia. Sul punto di battuta si presenta Gabriele Morvillo, rincorsa e mancino del numero 7 che finisce centrale e vale ancora una volta un vantaggio per la Ionia. Calcio riposto, festeggia così l'ex calciatore della Messina che porta avanti i suoi. Al 45esimo però ancora un episodio arbitrale, ancora una volta un calcio di rigore per un possibile fallo di Indelicato su Di Giacomo. Dal dischetto si presenta Interlandi, spiazza Pappalardo, fa doppietta il capitano della Dream Soccer e va a riasciuffare il pareggio. Minuto 45 sul terreno anche Paco Ingalis. Minuto 48, punizione di Di Guardo, la lunga gittata del numero 5. Lopresti riesce a liberarsi, ancora il numero 9 bravissimo a metterla sul secondo palo da 0 metri. Maugeri non riesce a trovare il gol del 3-2, solo rimandato. 51esimo, apertura a sinistra per Lopresti, tentativo ribattuto, ancora Morvillo per la doppietta per il gol del 3-2. La Ionia si riporta avanti in una gara fin qui pazzesca contro la Dream Soccer che non è finita. 53esimo, attenzione a quello che probabilmente è più basso di tutti in area di rigore ma che sbuca alle spalle dei difensori per fare 3-3, gol di Di Giacomo. Minuto 63, ancora Di Giacomo, una magia, il lancio in avanti, riesce a passare Guerrieri direttamente il palo, ancora Guerrieri, ribadisce in rete, 3-4 Dream Soccer. È una gara clamorosa, ribaltamenti continui e alla fine gli ospiti riescono a passare vincendo per 4-3 sulla Ionia Calcio. Amici di Wii Sport è tutto, a loro un cordiale saluto e come sempre alla prossima.